Il senso di questo progetto è comunque ripartire perché comunque il nostro settore ha avuto grossi problemi negli ultimi 2 anni e questo è un punto di partenza, il calendario, coinvolgendo appunto artisti della nostra zona, anche giovani alla la prima volta vengono coinvolti e ci serve in preparazione dell'edizione di marzo del 2022 del Varchi Comics che sarà il 19 e il 20. E diciamo è appunto una partenza per poi preparare altri appuntamenti che ci porteranno a marzo. L'obiettivo è sempre quello di promuovere comunque il fumetto con tutta la sua cultura e la città di Montevarchi e farla conoscere anche al di fuori della provincia e della regione. Le mie due illustrazioni, da una parte volevo appunto far vedere magari uno scorcio di Montevarchi in maniera un po' più diversa, con una visione un pochino, diciamo, possiamo dire fantasy o comunque fantastica, che mi interessava, insomma, mi sembrava un'idea estetica carina, e poi un'altra rappresentazione dove ci sono due bambini, comunque una realtà che a Montevarchi si vede sempre e che anche lì poteva rappresentare uno scorcio visto diversamente, insomma, dalla mia prospettiva, ecco. Un bellissimo regalo da Varchi Comics che ha ripreso la sua attività nel coinvolgere la città quest'anno con un'iniziativa nuova, molto interessante, secondo me anche molto coinvolgente perché finalmente si torna a produrre un calendario per la città di Montevarchi, ma un calendario sicuramente inedito e diverso, un modo appunto originale, come sa fare solo Varchi Comics, del vedere i prossimi 12 mesi relativi alla nostra città. Quindi un modo per sentirsi comunità, però attraverso una grafica, una comunicazione di cui andiamo particolarmente orgogliosi perché Varchi Comics è una delle eccellenze sicuramente del nostro territorio. In attesa, naturalmente, ci auguriamo che finalmente quest'anno, nel mese di marzo, si possa tornare ad ospitare appunto il Festival del Fumetto, dove Varchi Comics è protagonista e porta, grazie alla loro organizzazione, veramente un numero importantissimo di appassionati all'interno della nostra città.